Allora, rivediamo il concetto di differenza tra due insiemi. Ok? Prendiamo un esempio. In A ho le lettere A minuscolo, B, C, D, E. In B ho le lettere B, E, F, G. Poi A. A. In B. E. B. C. D. Riesci a vederlo? Come è fatta la differenza A meno B? La operazione di differenza tra due insiemi dice questo: prendi ciò che sta nel primo insieme, okay, e da questo elimini quello che appartiene anche al secondo. Quindi questa parte A meno B è la parte di A che non sia compreso in B. Cosa c'è in A che in B non c'è? Beh, da A devo togliere B perché è anche in B, E perché è anche in B, il resto, la F non c'è, la G non c'è, mi rimane A, C e D. Questa è l'insieme A, C, D. La differenza A meno B. Ciò che c'è in A, escluso, tolto, eliminato, ciò che di A appartiene anche a B. Ok? Viceversa, B meno A è fatto come? Si applica lo stesso criterio, ma a B meno A. Da B devo togliere ciò che appartiene anche ad A. Quindi B, E, e mi rimane F e G. Ok? Un altro modo di dire la stessa cosa, cioè ciò che c'è in A escluso ciò che c'è in B, è chiamare questo il complementare di B rispetto ad A. Anche se questo è più appropriato farlo se B è un sottoinsieme di A, però in teoria si può dire anche in questo modo. Faccio un altro esempio. Supponiamo di avere per A di prendere le vocali A, S, I, O, U, ok? E B l'alfabeto, l'alfabeto latino, quello che usiamo noi, d'accordo? Allora B è questo insieme grande, questo rettangolone, e A è contenuto tutto dentro B, perché le vocali fanno parte dell'alfabeto. Ok? Il complementare di A, che si indica anche con la barra sopra, qui è chiaro che è rispetto a B, ok? È tutto ciò che appartiene a B ma non ad A. Tutto ciò che c'è al di fuori di A. Cosa c'è nell'alfabeto al di fuori delle vocali? Le consonanti. Questo
insieme è fatta dalle consonanti ed è il complementare di A. Rispetto a U, che è l'insieme ambiente o universo, chiamatelo come volete. Vedete l'alfabeto che non siano vocali. Ok? È chiaro questo esempio? Il complementare di A è fatto alle consonanti e se faccio così invece faccio A meno 1 perché se da A tolgo tutte le lettere non resta niente, perché tutte le vocali sono lettere dell'alfabeto e questo significa dall'insieme delle vocali togli tutte le lettere, perché in U ci sono tutte le lettere dell'alfabeto, almeno insieme vuoto non resta niente dentro A, devo cancellarle tutte. È stato chiaro? Altre domande? Proviamo a vedere qualcosa sul prodotto cartesiano, che il professor Fili l'ha chiesto. Andiamo a vedere. Abbiamo A dato dei numeri 0, 1, 2. B dato da 3 e 4. Attenzione, se scrivo così con le parentesi graffe, queste racchiudono gli elementi di un insieme, cioè do l'insieme per elencazione. E che io comincio a scrivere da 0, da 1 o da 2, cioè se li scambio di ordine, l'insieme rimane sempre lo stesso. Se invece scrivo così, la parentesi tonda individua una coppia ordinata. Dove chi viene per primo ha un ruolo, chi viene per secondo ha un altro ruolo. E non sono, in generale, scambiabili o confondibili. Ok? Qui posso scambiare l'ordine. Questa non è una coppia, è un insieme di due. Invece la coppia è ordinata. C'è una bella differenza. Il prodotto cartesiano A per B è l'insieme di tutte le coppie ordinate che posso costruire prendendo il primo, se faccio A per B, il primo elemento della coppia viene da A. Il secondo elemento della coppia viene da B. Quindi in questo esempio non potremo mai avere una coppia dove il primo elemento è 3. 3 se c'è, la coppia che considero figurerà sempre al secondo posto, perché B viene dopo. A per B non è B per A. Ok? Tutte le coppie A piccolo B, piccolo dove A piccolo viene da A grande e B piccolo da B grande. Quindi, posso che ho girare pagina? Quindi il nostro A per B è fatto da 0, 3, 0, 4, 1, 3,
1, 4, 2, 3, 2, 4. Totale 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementi. 3 nel primo, 3 scelte nel primo, 2 scelte nel secondo, totale 6. Se lo rappresento nel diagramma cartesiano, in questo insieme, sull'asse orizzontale metto insieme A, quello verticale, B, qui ho 0, 1, il 2, qui ho il 3 e il 4, poi costruisco il reticolo, non è la nostra, rilassatevi, e tutti gli incroci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, indicano altrettante coppie, la coppia 0, 4, 0, 3, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Ok? Forse vale la pena, d'accordo? Posso girare pagina? No. Sì. Forse vale la pena mostrarvi anche questo. C'è un altro modo, però lo useremo in realtà più avanti, ma per porto cartesiano crea un po' di confusione per illustrare l'insieme di tutte le coppie, ed è quello di un eremo sagittale. In A abbiamo 0, 1 e 2, in B il 3 e il 4. Il prodotto cartesiano, cioè insieme a tutte le coppie possibili, posso anche rappresentarlo con delle frecce che associano le coppie, partendo da A, primo insieme dei due fattori in A per B, per arrivare all'elemento di D. Quindi la coppia 0-3 rappresenta con questa freccia, che ha un'origine e una punta, che non possono essere scambiate, però devo farlo per tutte le coppie possibili, quindi la cosa dopo un po' diventa un po' confusa. E questo non è il massimo della rappresentazione. Tra poco ci interesserà un sottoinsieme di questo, prossimamente su questi schermi le relazioni. Tutto chiaro? Altre domande? Adesso vi propongo io un'altra cosa. Posso girare? Prendete questi due insiemi. Insieme U, o insieme ambiente universo, e fatto dai numeri da 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5. A è fatto da 0, 1 e 2, B da 2, 3, 4 e 5. Posso scrivere così? Questa scrittura è corretta? Sì. Chi vota per il sì? Chi vota per il no? Chi vota per il non so? Una gnostica. Certo che è corretta, perché A è tutto contenuto in U, ogni elemento di A è elemento anche di U, A è sottoinsieme proprio di U. E questa? Con B? Certo che è vera.
Ogni elemento di B è elemento anche di U. B è sotto insieme proprio di U. Domanda. A e B formano una partizione di U? Un voto per il sì. A e B, questi due sottoinsiemi, formano una partizione di U? Per poter rispondere sì, devono verificare tre condizioni. Prima, non sono vuoti, questa è vera? Certo, nessuno dei due è vuoto. Seconda, sono disgiunti, non hanno elementi in comune. No, questa è falsa. Il 2 c'è in entrambi. Quindi la seconda non è valida. Terza, la loro unione è tutto U. Questa invece è vera. Manca la seconda condizione. Ergo, non formano una partizione di U. Affinché formino una partizione, devo eliminare elemento comune o da A o da B. Per esempio, devo toglierlo da A. Se A fosse fatto solo da 0 e 1, allora anche la seconda proprietà sarebbe vera. Qui invece A intersecato a B è fatto dall'elemento 2, non è vuoto, quindi no partizione. Altra domanda. Se stavolta ho U che vale A, B, C, D, E, F, G, A vale. A, B e C formano una partizione di U. Sì? No? Non so. Primo, andiamo per ordine. Sono nessuno di essi è vuoto. Okay. Sono disgiunti. Faccio A intersecato a B. Con il seme vuoto. A intersecato a C, B intersecato a C, sono disgiunti. La loro unione forma U. No. Perché? C'è H in più, ok? E manca la E. Quindi A unito a B unito a C non è insieme U. Anche questo non è una partizione. C'è qualcosa di più rispetto a U e anche qualcosa di meno, sono segni diversi. Ok? Tutto chiaro? Bene. Fate conto che adesso andiamo in giro per la scuola e facciamo un sondaggio, un'inchiesta.
E l'inchiesta è mirata a vedere le preferenze degli studenti. Noi abbiamo trovato quindi lui e l'insieme degli studenti della scuola. Abbiamo trovato che il 30% degli intervistati preferisce la matematica. Sembra impossibile, però può essere. E facciamo una fantascienza. Il 60% preferisce la filosofia. Questo è già più ragionevole. Il 20% cerca di rilassarti. E qui che sennò era troppo facile, il bello dov'è, scusami ogni tanto. Il 20% ama entrambe, preferisce in uguale misura la matematica e la filosofia. Obiezione, vostro onore. Non funziona, perché? Chi ha obiettato? Perché? Perché se mettiamo assieme tutte queste percentuali, viene oltre il 100%, viene oltre l'insegnità. Che cosa rispondete a questa obiezione? È sbagliata. Prego? Perché? Perché se il 20%, al 20% piacciono entrambe le materie, vuol dire che si distribuiranno in entrambi gli insiemi. Sono contati sia qua che qua. Non devi aggiungerli. Questo è il nostro universo, il nostro campione di studenti. Qui abbiamo M metà per matematica, F per filosofia, ok? Quante persone, qual è la frazione di studenti che preferisce per esempio solo la matematica o solo la filosofia? Oppure quale frazione degli intervistati ha detto che non ha nelle sue preferenze né l'una né l'altra? Allora, se torno alla tabella di prima, questo 20% rappresenta nel diagramma con gli ovali la intersezione il 20%. Solo matematica quanto sarà? Se tutto è il 30 e la parte comune è il 20, sarà il 10. Solo filosofia, se tutta filosofia è il 60, la parte comune è il 20, quindi rifacciamo il punto della situazione. M intersecato a F è il, la parte comune, il 20%. Tutto M è il 30, tutto F il 60, ma M tolto F misura il 10. F tolto M misura 40%. Non metto la percentuale perché insomma ci capiamo lo stesso. Domanda:
Se adesso mi interessa M unito a F, cioè l'insieme degli studenti che abbiano espresso preferenza per almeno una delle due materie, che percentuale ottengo? Non posso fare 30 più 60, perché questo lo conterei due volte. Se facessi 30 più 60, la parte comune l'avrebbe contata due volte e sbaglierei il calcolo. L'unione N unito ad F, cioè norte, questo quel contorno ondulato, contiene che percentuale degli intervistati? 40 più 20 più 10. Per gli amici, tanto. Attenzione alla differenza tra 30 più 60. Se sommo questi due, il 20% lo conto due volte, perché c'è in entrambi. Ok? Invece in questo modo ho contato una volta tutti quanti, quelli che amano solo la matematica, solo la filosofia oppure entrambe. Questa è l'unione. 60%. Di conseguenza, qual è il complementare a M unito ad F? Il 30. Perché sono il 100% punto U meno l'unione M unito F, cioè la frazione degli studenti che non ha espresso preferenze né per M né per F. Tutto ciò che c'è fuori da forse il 30% all'esterno del contorno ondulato. Ok? Tutto chiaro? Attenzione a non contare due volte gli stessi studenti. Altro esercizio simile a questo. L'ultimo si è posto a cancellare un paragrafo. Facciamo un'altra intervista. E troviamo che 76 studenti dicono di parlare inglese. Affermano di parlare il francese. Ventuno parlano sia l'inglese che il francese, mentre 12 non parlano né inglese né il francese. Prima domanda: quante persone abbiamo intervistato? Non posso fare 76 più 56 più 21 più 12. Perché? Perché 21. Facciamo. U è il numero di intervistati, inglese e francese. Fuori da I e da F abbiamo 12 persone. 12 non parlano né inglese né francese, sono fuori. Ok. Nella parte comune, l'intersezione tra i due, quindi il complementare di I unito ad F conta 12 elementi. In realtà dovrei mettere la doppia barra per indicare la cardinalità, ma insomma, questa la vedremo un pochetto più avanti.
La parte comune, sì, intersecato a F, conta quanti elementi? 21. Ma questi, in quanto sono qua dentro, fanno parte sia di I che di F. Ok? Quindi, per esempio, quanti parlano solo inglese? 55. 76 meno 21. Per gli amici 55. Quanti parlano solo francese? 56 meno 21. 56 meno 21. 35. Quanti sono gli intervistati? 144. Poi botti. Ho aperto troppo. Poi boh, hai perso qualcuno per strada? 111. Poi boh, 124. 123. Quelli che parlano solo inglese, quelli che parlano solo francese, quelli che parlano entrambe le lingue, quelli che non parlano nessuna delle due lingue, ma li parlano stravolto, ma né inglese né francese. Totale 123. Tutto chiaro? Un modo rapido per rispondere alla domanda è: prendo chi parla francese, chi parla inglese, li sommo, tolgo la parte comune e poi aggiungo quelli che non parlano nessuna delle due lingue. Totale 123. Poi chiede ancora: quanti conoscono una sola lingua straniera? E qui ti voglio. Quante di queste 123 persone conoscono una sola lingua straniera? 90. 55 più 35. Questi conoscono due lingue straniere. Grazie. Tutto chiaro? Non posso mettere dentro questi, perché questi conoscono due, e neanche questi, perché conoscono zero di queste due lingue. Oddio, qua potrebbe esserci qualcuno che conosce un'altra lingua, ma nessuna di queste due. Devo sommare queste due parti. Devo unire I-F ed F-I. Ok? Le altre domande che penso che abbiamo già risposto: quanti parlano solo l'inglese? 30, 55, solo il francese? 35. Suonare.